a Sarteano, in questa piccola realtà, esistono tante problematiche e una di queste vive proprio all'interno della nostra classe. E la problematica con la quale ci siamo trovati a doverci confrontare è stata quella dell'impossibilità di comunicare. Gaia, lei parlava, ma noi non riuscivamo a capirla. Comunicare anche le cose più semplici, anche il quotidiano, le attese, i desideri, per qualcuno di questo gruppo era impossibile riuscire ad esprimere ogni desiderio, ogni emozione, ogni più piccolo perché della vita non trovava mai la possibilità di essere espresso completamente. Quando l'alba la luna va a dormire ed espare il sole all'orizzonte, apro gli occhi e il primo mio pensiero è dedicato a te. La 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 la. Quando abbiamo iniziato a fare questo progetto siamo sempre partite, come ha detto la maestra Luana, da una tempesta di idee. E tutti abbiamo tirato fuori di tutto e anche la nostra compagna ha scritto qualcosina, cosa gli piacerebbe fare, tipo gli piace il computer, gli piace la tecnologia e disegnare. Il nostro obiettivo era far parlare la nostra compagna, perché noi comunque sentivamo il bisogno suo di comunicare con noi, perché anche se magari aveva qualcosa, non si sentiva bene, lei poteva comunicare con noi. E ora con il tablet possiamo capire tutto quello che dice lei e possiamo anche aiutarla magari. La cosa più bella del progetto è che alla fine Gaia ora lo usa e può comunicare comunque. La parte che mi è piaciuta di più è stato il brainstorming, la tempesta di idee, perché siamo riusciti tutti a tirare fuori qualcosa e anche la nostra compagna ha tirato fuori delle cose che gli piacevano, come il computer, il tablet e tutte le cose che lei sa usare. Poi noi abbiamo capito cosa voleva lei e lei è riuscita a capire cosa noi gli si diceva. E per noi questa era stata la cosa più importante. Abbiamo raggiunto un obiettivo con Gaia e grazie anche con le maestre. Nel tablet Gaia ha delle faccine con tipo io sono felice, io sono arrabbiato, io sono contenta. Sono stanca. E la mattina apre il tablet e ci dice com'è. Lei ci ha fatto capire cosa provava tramite gesti, non soltanto alle pecs e al tablet. Una volta si era in classe e lei ha scritto la lavagna felice perché era contenta. Noi abbiamo sognato che lei potrebbe, visto che gli piace molto la tecnologia, essere una programmatrice di videogiochi, perché a lei piace tanto anche disegnare e osservare il cielo, quindi potrebbe unire tutte le sue passioni insieme. Un gioco che faceva con me e con un mio compagno era quello dello zombie. Lei andava in giro per la classe così con lo zombie e io e un mio compagno ci nascondevamo, lei ci trovava e ci rinseguiva. A Gaia il movimento piace tanto, infatti quando la maestra ci mette delle canzoni lei si alza e si mette a ballare e quando con la maestra Alessandra si fa un movimento si alza anche lei in piedi e fa insieme a noi. E si sta facendo Piccolo Principe e lei ha espresso le sue cose, che vuole essere una cantante, una ballerina e tante altre cose. Gaia, Gaia, cuoricina, bacchettina, ballerina.
essere diverso è bello. Anche con altre persone, quando siamo diversi, ci possiamo molto aiutare, impariamo molte cose. Cambiarci opinioni tra compagni, tra amici. Ad esempio, noi impariamo da lei e lei impara da noi, soprattutto noi impariamo da lei. Se fossimo tutti uguali, nessuno riuscirebbe a riconoscersi. La Gaia è come noi, è una bambina, è un po' in difficoltà, è speciale, però è come noi. È venuto un gruppo di olandesi per vedere come ci comportiamo con Gaia. Lì i bambini malati come lei sono divisi. Questo progetto, questo nostro sogno è stato presentato anche a questi insegnanti proprio per dimostrare come all'interno di una classe normale, quotidiana, una classe che comunque fa parte di una scuola pur piccola, ci fosse la possibilità di trovare nelle proprie potenzialità qualcosa da dare a chi aveva veramente bisogno. Esistono in alcune parti del mondo le scuole dove bambini come Gaia stanno in classi separate, però abbiamo fatto vedere con la nostra esperienza che si può convivere con una bambina così. Secondo me la cosa più bella è stata aiutare Gaia tutti insieme. Gaia ha sempre imparato da noi, però noi abbiamo imparato da Gaia a non giudicare le persone solo per come sono fatte, perché l'importante è quello che c'hanno dentro. Gaia per noi è come un diamante prezioso, perché penso che non tutti abbiano vissuto 5 anni con lei così belli.